È la notte delle stelle dello sport e del fair play a Castiglione-Fiorentino, la serata conclusiva della 23esima edizione del premio internazionale Fair Play Menarini. Credo che sia per molti aspetti organizzativi, dei personaggi e di come si è svolto poi tutta la tre giorni una delle migliori edizioni che si sono realizzate in 23 anni. Ci sono troppi motivi per poi maturare effettivamente questo risultato ancora più importante, perché ci sono state in tutti gli eventi delle situazioni veramente di partecipazione, di importanza e poi questa sera con i personaggi che ci sono stati penso che sia stata veramente una serata straordinaria. Protagonisti della cerimonia di premiazione, le leggende dello sport italiano ed internazionale, dal brasiliano Zico al barone Franco Causio, dal presidente della Lega B Mauro Balata ai grandi campioni della pallacanestro, del ciclismo e molto altro ancora. Rappresenta il fair play nella sua vita, cosa ha rappresentato? Rappresentato rispetto alla regola, quello che ho imparato su quando ho iniziato a giocare calcio nel Flamengo, che loro mi hanno imparato a rispettare tutto, ai regole della competizione, all'avversario, agli arbitri, diciamo, le squadre opponente. Questo che mi ha fatto andare in campo anche solo per giocare calcio. Io mi divertivo e mi diverto ancora quando gioco. Tra i premiati anche la campionessa di biathlon Dorothea Viver. Sono molto onorata di ricevere questo premio, non solo per me ma anche proprio per le Fiamme Gialle e sicuramente anche per il mio sport, che è veramente uno sport di nicchia in Italia, e credo che con i risultati che stiamo facendo riusciamo a farlo conoscere sempre di più.